quale consolazione, quale sollievo, quale riposo mi procurano quelle anime che meditano la mia dolorosa passione. Un'ora di tale meditazione è di gran profitto per le anime, poiché ha un merito maggiore rispetto ad un anno intero di privazioni e sacrifici. Ma in questi tempi convulsi e frenetici, nei quali si vive come se Dio non esistesse, quanti ancora sanno approfittare di questa opportunità? Quanti, almeno durante la Quaresima, centro dell'adorazione della croce, sanno trovare qualche minuto di raccoglimento per contemplarmi come agnello mansueto che si lascia condurre al terribile e ignominioso supplizio? Assai pochi, in verità, non solo rispetto alla popolazione mondiale, ma anche rispetto agli stessi cattolici. Per la maggioranza non c'è tempo per interrompere il lavoro, neanche nelle feste comandate, di sacrificare le ore di divertimento, di rinviare le varie occupazioni personali, perché i propri interessi hanno la precedenza su tutto, persino sul Dio d'amore che per la salvezza di tutti ha versato il suo preziosissimo sangue fino all'ultima stilla.